Ogni giorno scopriamo notizie di truffe, di frodi. Ci sono delle frodi in particolare che colpiscono direttamente i cittadini e sono le frodi alimentari. Da tempo esistono dei nuclei speciali dei carabinieri, i NAS, il cui compito è proprio quello di contrastare questo tipo di reati. Gran parte di quello che si chiama il servizio di istituto è dedicato dai carabinieri a un'opera assidua di assistenza materiale e morale alle comunità che essi sono chiamati a proteggere. È questa del resto una delle loro più antiche tradizioni, che risale al 1835, anno in cui si diffuse la peste a Cuneo, ad Alessandria e in Liguria, e i carabinieri furono impegnati nei lazzaretti per difendere la salute pubblica. Quanti sono i componenti del NAS? Circa 70, fra ufficiali, sottufficiali e carabinieri. Negli ultimi 3 mesi, il nucleo antisofisticazioni ha arrestato 37 persone. Nello stesso periodo sono stati chiusi 5 stabilimenti vinicoli, sono state scoperte 3 grandi organizzazioni di sofisticatori. Sono stati sequestrati 11.000 quintali di prodotti per la fabbricazione del vino. Ne sono da meno l'efficienza e l'impegno del NAS, il nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei Carabinieri, che opera sotto l'egida del Ministero della Sanità, istituito 10 anni fa. Quali risultati avete conseguito nell'attività di repressione nel settore carne? E vediamo e verifichiamo anche la situazione della sanità propriamente detta, che è un aspetto probabilmente anche più interessante e più rilevante della nostra attività. Noi siamo ispettori sanitari. Esatto. Ed è l'unica forza di polizia a livello europeo e forse mondiale che ha questo doppio berretto, quello di ufficiali di polizia giudiziaria e di ispettore sanitario. Posso dirlo come eccellenza italiana che il network italiano, sia da un punto di vista dei farmaci, sia da un punto di vista di forze di polizia, è il migliore al mondo. L'Italia non è il paese dove avvengono più frodi, ma il paese in cui vi sono più controlli.
guarda nella sua articolata e qualificata presenza sul territorio è fedele al retaggio dei più alti valori di lealtà e di suprema dedizione alla patria, l'arma dei carabinieri, con diuturno e appassionato impegno anche in difesa della salute pubblica, assicurava mirabili prove di somma perizia con risultati di eccezionale rilievo nella difficile attività di contrasto al crimine in danno del Servizio Sanitario Nazionale e di tutela dell'igiene e genuinità alimentare. Territorio nazionale dal 1978 al 1992. Far vedere questo, abbiamo parlato tanto dei NAS, l'abbiamo elogiato, questo libro proprio sui NAS e sulle attività, è un volume che ho avuto l'onore di presentare.